come riconquistare la fiducia dell'elettorato dopo quello che si è verificato in questa fetta di Calabria, quindi soppressione del tribunale, il piano di rientro e tutti gli scippi che si sta denunciando in questo territorio? Credo che dobbiamo avere la capacità di insistere, avere la capacità di innanzitutto di fare autocritica, di riconoscere i nostri errori, di riconoscere le nostre eventuali omissioni, quindi da questo punto di vista diciamo, è importante avere la coscienza a posto. Credo che si è fatto di tutto e se ancora oggi continuiamo a parlare di tribunale chiuso e nessuno insiste e nessuno si determina a stimolare il ministro di giustizia a emanare quel decreto correttivo che diciamo è considerato fattibile un po' da tutte le parti, credo che ci sia un ostacolo che non so se è politico, se è mentale, se è psicologico, per cui qualcosa credo nei prossimi mesi dovrà succedere e io mi auguro che prima della scadenza di settembre si arriverà, perché non è possibile alla luce della ragione, alla luce della logica, alla luce della tradizione, alla luce della realtà di quello che sta succedendo a Castrovillari. Io credo che ci sarà il decreto correttivo per quanto riguarda il tribunale di Rossano. Poi purtroppo che cosa possiamo dire? Io sono un soggetto che parla molto chiaro. Questa esperienza regionale è cominciata male ed è finita peggio. Non può che dispiacermi, qualche cosa è stata realizzata, molto altro non è stato realizzato. Non è stato realizzato principalmente quel cambiamento, quella inversione di tendenza che Scopelliti aveva predicato ma che non ha praticato purtroppo. E questo ha fatto sì che noi continuassimo in determinati settori ad andare avanti per forza di inerzia. Allora questo non mi demoralizza perché avrei voluto fare tanto di più. Chi mi conosce, io sono l'uomo del fare, cioè di chi ha lavorato per il proprio territorio, per la propria città, e vedermi costretto in 4 anni a non poter, nonostante gli stimoli, nonostante le proposte, i progetti presentati a Scopelliti e non recepiti, mi sono dovuto rendere conto purtroppo che non era quel cambiamento che avevamo predicato, non si è riusciti ad impersonarlo. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. È un'esperienza ormai che volge al termine, si scioglierà domani, si scioglierà fra un mese il Consiglio, non è questo importante, ormai io ritengo questa legislatura finita. Dobbiamo fare in modo di avere un candidato presidente o una candidata presidente credibile, principalmente che ascolti, perché il difetto principale di Scopelliti è quello di consultarsi con lo specchio e col suo cerchio magico, perché se avesse avuto la bontà di ascoltare proposte e progetti non solo miei ma anche da parte di altri settori, il corso delle cose molto probabilmente sarebbe stato diverso. Purtroppo non è andato così. Più Italia in Europa, meno Europa in Italia, lo slogan di Forza Italia, perché? Ma perché sicuramente l'Europa ha avuto un approccio in questi anni con delle scelte molto discutibili, finalizzate ad una politica di rigore eccessivo, priva di qualsiasi valutazione sul fronte dello sviluppo e della crescita. Ma non si tratta solamente di un rapporto fra Europa e Italia, in questa campagna elettorale noi giochiamo anche una partita fondamentale per il Mezzogiorno d'Italia. Il Sud deve tornare ad essere protagonista a livello nazionale, dove un governo come quello Renzi ha difficoltà anche a pronunciare la parola Sud, figuriamoci le scelte e le politiche di intervento in questa direzione. E a livello europeo abbiamo bisogno di stabilire un rapporto nel Mezzogiorno d'Italia che possa farci comprendere la qualità dell'utilizzo delle risorse comunitarie e soprattutto riprendere un percorso molto positivo che il governo Berlusconi, io ne ero il ministro in quei mesi, aveva intrapreso, quello di un rapporto forte col commissario europeo per le politiche regionali e con le regioni per cercare di finalizzare l'uso di queste risorse ad un tema importante, quello della concentrazione su grandi interventi strategici, evitando una parcellizzazione nella spesa che sicuramente non produce quei risultati ai quali noi auspichiamo e che dobbiamo realizzare per il Mezzogiorno d'Italia. Una delle caratteristiche negative della Calabria è che molti fondi comunitari tornano indietro per mancanza o vizi di progettualità.
talvolta nell'imprenditoria, altre volte nella burocrazia. Come risolvere questa situazione? Appunto individuando delle politiche di intervento che abbiano pochi settori, quelli fondamentali, e che realizzano interventi strategici e non una pioggia di risorse distribuite sui territori che possono produrre un beneficio momentaneo ma che non stabiliscono nulla di prospettiva. Far crescere il turismo o sostenere l'artigianato in un territorio come questo è indipendente dalla capacità di realizzare infrastrutture adeguate per poter vendere al meglio questi territori, e questo è un esempio concreto che ci indica quali sono le esigenze e le necessità. Scopelliti decide di dimettersi in Calabria, determinando con ogni probabilità lo scioglimento anticipato degli organismi di governo. Un suo punto di vista? Ma non entro nel merito della questione, noi abbiamo una posizione garantista a prescindere su tutti, e quindi la pronuncia non può che essere alla fine, e quindi non entro nel merito di questo. Dico che noi come Forza Italia siamo dell'idea che questo voto per l'Europea è un'occasione anche per sottolineare valori come la lealtà e la coerenza all'interno di un partito politico e di una coalizione, e soprattutto per ribadire la nostra posizione e la nostra forza anche per quanto riguarda il consenso a Forza Italia, che resta il partito guida in questa regione e lo dimostrerà, ne sono convinto, ancora di più dopo le elezioni del 25 di maggio. Anche se non ha candidati di bandiera calabresi, diciamo. Ma io mi sento adottato dalla Calabria, quindi mi sento un candidato calabrese a tutti gli effetti. I problemi della Calabria sono i problemi del Mezzogiorno d'Italia, insieme con tutti i dirigenti della Calabria lavoreremo in questa direzione. La mia presenza in Calabria non sarà limitata alla campagna elettorale, perché questo è molto relativo, sarà una presenza politica, istituzionale a partire dal giorno dopo, e lo dimostreremo con i fatti.